Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi consueto appuntamento con il video tag 30 mesi di libri. È un video tag che sicuramente ormai conoscete se seguite il mio canale, ma brevemente vi dico che è stato ideato da Libridine. Consiste nel rispondere a 30 domande una volta al mese, ovviamente riguardante i libri, e quello che vi posso dire è che vi stimola molto la riflessione. Comunque io vi lascio tutto giù in info box, sia il canale di Libridine sia tutte le domande del tag. La domanda di oggi è: qual è un libro che hai scoperto da poco? Io ho scelto un libro molto particolare al quale sono legate delle mie esperienze particolari e che però ancora non ho letto proprio perché l'ho scoperto da poco, ma ho deciso di parlarvene lo stesso, non tanto per parlarvi del libro in sé, ma delle mie esperienze legate a questo libro. Poi ovviamente quando lo leggerò vi farò la recensione del libro. Sto parlando di Generazione Perduta di Vera Brittain. Brevemente è la storia di questa donna che è realmente esistita, quindi questa è una storia vera, sono i suoi racconti di ragazza giovane durante la Prima Guerra Mondiale. Lei aveva 20 anni, riesce ad essere ammessa al college di Oxford con grande fatica in realtà, però ce la fa, è una delle prime donne che viene ammessa in questo college. Inizia molto contenta le sue attività e poi scoppia la Prima Guerra Mondiale, che la strappa a quelli che sono i suoi sogni e i sogni per il suo futuro. È costretta ad accettare il fatto reale e crudele della guerra. Il fratello, il fidanzato e gli amici più cari sono chiamati alle armi e lei, purtroppo vive una storia, comunque una sensazione di dolore, di solitudine, di nostalgia, perché sente comunque la mancanza del fratello, la mancanza del fidanzato e anche quella degli amici. Però poi dà una svolta perché si arruola come infermiera volontaria. Qui vive una serie di esperienze particolari, aiuta tante persone perché ovviamente come tutte le infermiere volontarie riesce a dare il suo sostegno, il suo supporto, il suo aiuto ai soldati e poi purtroppo perde quelli che sono i suoi affetti più cari perché perde il fratello, perde il fidanzato e perde anche alcuni amici. Non vi dico che è uno spoiler questo perché è scritto in quarta di copertina, quindi è una cosa che ho proprio letto nella quarta di copertina perché come vi dicevo io ancora questo libro lo devo leggere, quindi non vi ho fatto nessuno spoiler perché qua viene detto chiaramente che comunque lei perde queste persone. Comunque, la guerra ovviamente la fa maturare, la fa cambiare, la fa riflettere e decide appunto poi in età molto molto più avanzata e molto più adulta di scrivere questo libro e di raccogliere le sue esperienze, le sue memorie, le sue sensazioni, le sue emozioni di ragazza che ha appunto vissuto all'epoca della Grande Guerra. Questo è un libro che io ho scoperto da poco grazie al mio compagno che lo aveva voluto in regalo qualche anno fa, mi sembra, in occasione dell'Epifania. Io però, quando l'ho comprato per regalarglielo, l'ho fatto in maniera abbastanza automatica. Lui mi ha chiesto un libro, mi ha dato il titolo, io sono andata in libreria, l'ho comprato, ho visto che trattava comunque la storia di una donna durante la Prima Guerra Mondiale, ma non me ne sono interessata più di tanto. Questo perché noi ne abbiamo tanti libri in casa di questo genere, ci sono tante letture che sono state fatte a tema Prima Guerra Mondiale, Seconda Guerra Mondiale, comunque cose del genere. Quindi ho pensato, è uno dei tanti libri di questo genere, lo compro, glielo regalo e poi me ne sono sinceramente disinteressata. Poi lo vedevo sul suo comodino, lo vedevo lì, mi attirava abbastanza la copertina, anche se in realtà la copertina è, diciamo, quella poi del film che è stato fatto dopo. Quindi questa è una scena del film perché ne è stata fatta la rappresentazione cinematografica. E quindi, insomma, so che ci sono un po' di scuole di pensiero diverse sulle copertine prese dai film, però a me comunque attirava questa copertina e ho cominciato piano piano a chiedergli: ma di che cosa parla questo libro? Lui mi ha un pochino raccontato e mi ha detto che gli piaceva tantissimo, che ne era molto affascinato e che secondo lui
era scritto veramente benissimo, che lasciava comunque qualcosa proprio nel profondo. Io ho cominciato ad essere molto affascinata da queste sue parole, da questo libro. Poi il destino ha voluto che facessero il film al cinema, mi sembra. Noi l'abbiamo visto in televisione, ma credo sia uscito al cinema. Comunque io, che sono una persona che guarda tranquillamente i film prima di leggere i libri, perché non sono così rigida su queste cose, ho fatto come al solito e ho detto, ma sì, dai, guardiamo questo film, poi se mi piace il film, al limite leggo anche il libro, perché a me è già successo di vedere prima il film e di leggere poi il libro, come anche ovviamente mi è successo il contrario. Però insomma, ho guardato questo film e devo dire che mi è piaciuto, mi ha molto colpita. Allora, ho cominciato a prendere in considerazione l'idea di leggere questo libro, che ho scoperto comunque da poco, perché pur essendo in casa mia da qualche anno, io solo ultimamente ho cominciato ad interessarmene. Poi è successa una cosa particolare, ho avuto, diciamo, un'esperienza particolare che mi ha legata a questo libro ancora prima di leggerlo. Le ceneri di Vera Brittain sono cosparse sulla tomba di suo fratello, per sua volontà, nel cimitero di Asiago. Io sono stata in vacanza nell'altopiano di Asiago, ho passato lì qualche giorno, abbiamo fatto una serie di giri diversi. E una delle nostre mete è stata andare al cimitero di Asiago a vedere appunto la tomba del fratello di Vera Brittain. Ovviamente era un cimitero inglese, perché questa donna era inglese, ed era un cimitero di guerra, quindi un cimitero dove erano sepolti solo soldati. E sulla tomba del fratello di Vera c'erano appunto cosparse le sue ceneri. A me questa cosa mi ha molto molto coinvolta e mi ha veramente molto affascinata, anche se dire affascinata in un cimitero forse è particolare, però comunque io ho avuto queste sensazioni. Inoltre, in quella giornata in cui ci siamo recati al cimitero, pioveva, c'era un tempo molto nebuloso. E questo ha reso l'atmosfera di questo cimitero ancora più suggestiva, ancora più particolare. Io mi ricordo che eravamo all'interno di questo cimitero che ha cominciato a piovere, abbiamo aperto gli ombrelli e si è oscurato il cielo e ho avuto la sensazione di essere quasi in un'altra dimensione, ma non vi sto dicendo che ho avuto delle visioni o delle cose di questo genere, ero assolutamente in me, ero assolutamente con i piedi per terra con la massima concretezza, ma ho avuto la sensazione comunque di essere coinvolta così tanto da questa cosa da essere quasi arrivata in una dimensione diversa. Quindi la visita al cimitero mi ha veramente molto molto coinvolta e quando sono uscita da lì ho detto al mio compagno, voglio leggere Generazione Perduta, che è appunto il libro che parla della storia di questa donna, perché appunto questa visita al cimitero mi ha colpita fino a questo punto. Quindi un libro che ho scoperto da poco è Generazione Perduta di Vera Brittain, ancora non l'ho letto ma ho intenzione comunque di leggerlo, credo che lo farò durante l'autunno, durante l'inverno, perché secondo me queste sono letture un pochino più invernali, sono quelle letture più impegnate che comunque mi viene più voglia di fare durante l'autunno, durante l'inverno. Però questa comunque è la risposta alla domanda del tag di oggi. Quando avrò letto il libro, ovviamente vi farò poi la recensione. Fatemi sapere nei commenti se conoscevate questo libro, se lo avete letto, oppure se come me avete visto il film ma non avete letto il libro. Fatemi anche sapere se per caso anche voi siete andati al cimitero sull'altopiano di Asiago a vedere appunto questo cimitero inglese dedicato ai caduti durante la Prima Guerra Mondiale. Sono sempre curiosa, sapete, di conoscere le vostre esperienze. Io adesso mi fermo, vi invito come al solito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e io vi mando un bacio enorme.